Anticipazioni una vita, puntate spagnole. Passione tra Alodia e Ignacio. Ad una vita, la relazione tra Alodia e Ignacio è già al centro dell'attenzione, nelle puntate in onda in Italia. Il giovane studente sembra comportarsi come un farfallone, con tutte le ragazze, mentre Alodia si è veramente innamorata di lui. Nel corso delle puntate spagnole, questa storia d'amore subirà una grande evoluzione e tra i due personaggi scoppierà anche la passione. Ecco che cosa sta per succedere. Anticipazioni una vita, puntate spagnole. Il cambiamento di Ignacio. Nelle puntate andate in onda in Italia, i telespettatori hanno assistito all'arrivo di Ignacio. Quest'ultimo si è presentato come nipote di Bellita e ha spiegato di trovarsi ad Acasias per frequentare l'università e laurearsi in medicina. Fin da subito è apparso chiaro che José non nutrisse una grande fiducia nei confronti del ragazzo, a differenza di Bellita, che si è dimostrata subito ben disposta ed affettuosa verso di lui. Nelle prossime puntate emerge chiaramente che Ignacio non è lo studente modello che vuole far credere. Facendo leva sui sentimenti che Alodia ha iniziato a provare per lui fin da subito, Ignacio cerca di farsi coprire dalla domestica affinché José non scopra che lui non passa il tempo a studiare, ma a divertirsi in compagnia di donne e amici. Ovviamente però José viene a sapere tutto e scopre che ciò che sospettava è sempre stato vero. A quel punto Bellita gli chiede di diventare il tutore del nipote ed insegnargli a studiare e ad essere una persona con la testa sulle spalle. Dopo qualche puntata si realizza un cambiamento davvero drastico. Ignacio sembra non avere più intenzione di divertirsi e si concentra sullo studio. Ciononostante, il giovane studente continua a trascorrere molto tempo in compagnia di Alodia, alla quale chiede di passeggiare con lui, di andare insieme a fare delle gite e tante altre cose. Nonostante questo, però, Ignacio sembra essere davvero una persona molto diversa. Bellita è al settimo cielo per questa evoluzione positiva, mentre José nutre molti dubbi sul fatto che il ragazzo possa essere cambiato in meglio, in maniera così improvvisa. Nel tentativo di placare i suoi sospetti, quindi, il marito della Del Campo decide di chiedere a Mendez di seguire Ignacio per accertarsi del fatto che stia veramente studiando. Mendez accetta l'incarico, mentre Alodia mente per coprire Ignacio e gli permette di incontrare un amico dicendo a tutti che in realtà è andato a studiare. Anticipazioni una vita, puntate spagnole. Alodia sedotta da Ignacio. Tutti, comprese le domestiche, si rendono conto dei forti sentimenti che Alodia prova nei confronti di Ignacio. Così Fabiana e Casilda decidono di metterla in guardia, dicendo che il ragazzo la sta solo ingannando e che dovrebbe prestare attenzione al rapporto con lui. Alodia, però, non ascolta nessuno e al contrario ritiene offensivi questi consigli. Mendez, dopo aver portato a termine le sue indagini, riferisce a José che effettivamente Ignacio sta sempre studiando e che ciò racconta è vero. Soltanto in un'occasione ha incontrato un amico, ma non è accaduto nulla di particolare. Intanto Ignacio continua a cercare la complicità di Alodia e, un giorno, le domanda di permettergli di uscire in compagnia di un suo conoscente. La domestica sa che le uscite sono proibite da José, ma decide di coprire Ignacio. Al ritorno, lo studente è tutto sporco e trasandato e racconta di essere caduto accidentalmente. A quel punto Ignacio inizia subito a spogliarsi, chiedendo ad Alodia di procurargli altri indumenti. I due iniziano quindi a baciarsi appassionatamente. Ignacio cerca di far lasciare andare Alodia, dicendole che deve stare tranquilla e sa benissimo cosa fare per metterla a suo agio. Effettivamente, i due si lasciano andare alla passione, proprio nella cucina dei Dominguez. Da quel momento, però, l'atteggiamento di Ignacio cambia radicalmente. Infatti, il ragazzo si dimostra molto freddo e scostante con Alodia e non vuole più passare tempo con lei, cosa che prima amava fare. La domestica decide quindi di affrontare lo studente per capire il motivo di questo cambiamento. Ignacio, però, le dice che ora non ha più tempo da passare con lei, ma in futuro sicuramente potrà trovarne dell'altro.
A quel punto, Alodia si sente molto amareggiata e presa in giro da Ignacio e capisce che avevano ragione le domestiche che le avevano sconsigliato di intraprendere questa relazione. Allo stesso tempo, però, Alodia promette che la questione non è finita qui e che affronterà Ignacio in un'altra occasione. Di conseguenza, per un motivo o per l'altro, il nipote di Bellita resterà al centro delle trame per un periodo di tempo abbastanza prolungato. Voi che cosa ne pensate? Credete che Ignacio abbia sempre ingannato Alodia, oppure presto si comporterà in maniera migliore nei suoi confronti? A voi i commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace ed iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.